primi interventi nelle frazioni di Ancona, complici le ore di tregua concesse dal meteo, liberata gran parte della zona di Montacuto, a Varano, Sappanico, mentre nelle prossime ore si punta a liberare anche la zona del Barcaglione, quella di Candia, Sappanico e Ghettarello. A Montesicuro in mattinata al lavoro uno dei 31 militari dell'esercito chiamati in città per superare l'emergenza. Se l'abbiamo fatto tutto noi, adesso sono arrivati i soldati, stanno lavorando. L'esercito è arrivato? Sì, finalmente, dopo 5 giorni d'agonia in questo paese abbandonato completamente, specialmente la parte centrale, perché qui abbiamo una struttura con una casa di riposo con 80 degenti e quindi per 5 giorni siamo stati veramente messi molto molto male, abbandonati da tutti, abbiamo chiesto aiuto a tutti. Per fortuna oggi innanzitutto ha smesso di nevicare, ma soprattutto è arrivato questo bravissimo ragazzo che non so da che parte d'Italia venga, con questo bulldozer e sta facendo quello che può fare, ma già siamo enormemente grati per questo. Ci sono anche diversi anziani, cosa avete fatto in paese per mettere insieme una catena di solidarietà per aiutare i più deboli, cosa avete fatto? Il problema è stato più che altro il trasporto di alcune persone che sono state male, perché abbiamo dovuto fare con le barelle e portare i feriti o gli ammalati fino sulla piazza principale con le barelle in mezzo alla neve. Comunque è stato fatto, stesso discorso ai medicinali urgenti e soprattutto i viveri. E se rinevica, non lo so, comincia ad essere veramente un problema per tutti, soprattutto perché, capito, cioè, ci sono gente di tutte le età, ci sono tanti ragazzi, ma ci sono anche tante persone più anziane, quindi sono più in difficoltà.